Bene, questa è la riflessione del primo di giugno 2022. Ecco qua l'arciere con vicino al mare, il mare epico dello stretto di Scilla e Cariddi. Insomma, guardate che spettacolo, alle mie spalle, ma anche davanti l'arena dello stretto Ciccio Franco. Eccola qua, questo primo giugno, già c'è gente che prende il sole. Verrà anche l'arciere a prendere il sole qua, quindi in costume, chi vuole vedere il costume l'arciere può farlo, sapete qual è, che bella novità. Però se proprio volete vedermi anche in costume, anzi farò anche le dirette in costume, per cui problemi non ne abbiamo. Noi siamo così liberi mentalmente, aperti, liberi ma non libertini, sorridenti ma non fessi, insomma c'è tutta una serie di questioni da affrontare. Ultimamente voglio toccare un tema che mi sta a cuore, soprattutto è qualcosa rivolto a chi ancora è fascista, e ce ne sono molti purtroppo. Ecco, chi è fascista per me è una persona insopportabile, adesso più che mai. Qui, se siete tra i miei amici e siete fascisti, toglietevi, perché comunque domenica già di quelli che conosco, che so che sono camerate o altro, li toglierò io dalle mie amicizie, non li voglio neanche come amici virtuali. È una presa di posizione, a una certa età il tempo rimane sempre di meno e quindi va trascorso anche virtualmente in maniera appropriata e non va sprecato. È il denaro più importante che possiamo avere, il tempo. Quindi non voglio sprecarlo con i fascisti o fascistoidi del cavolo, per cui se qualcuno già sa, i miei amici, mi segue, sa che è fascista, è meglio che mi tolga l'amicizia, altrimenti poi farò... A partire dalla domenica inizierò proprio chi se ne esce bene, altrimenti se lo devo togliere io proprio sarà bannato, quindi questa è la mia prima presa di posizione, perché comunque adesso le scatole piene di questi estremismi, di queste rotture di scatole, di queste falsità, di questa ipocrisia, perché poi se vedete i fascisti di Reggio, gli antichi, i vecchi si sono solo arricchiti, non hanno fatto niente per la città, o quasi nulla, solo chiacchiere e tabacchiere di legno. Comunque poi, siccome io non sto lì solo a fare discorsi generici, ma arriverà il tempo che farò anche i nomi e cognomi di questi fascistelli così da quattro soldi, anche vecchi, che si sentono chissà politici navigati, che poi non sono niente. Avremo di che dire e di che documentare su cosa effettivamente hanno fatto, ma soprattutto su quello che si sono presi e ancora di più sugli atteggiamenti che hanno attualmente, a partire poi anche dalla Meloni, dalla Santanchè, insomma un Fratelli d'Italia che ormai non è chiaramente dalla parte dell'estrema destra, non è più, forse prima era mascherato, ma adesso l'estrema destra a me non piace, i fascisti a me non mi sono mai piaciuti, fino a che non si arriva a un certo limite. Questo limite è stato superato secondo me, quindi adesso non meritano da parte mia, per quello che mi riguarda, poi io non sono nessuno, ma neanche più un minuto del mio tempo, neanche un secondo, cioè proprio non li voglio più tra i piedi, proprio Ale, giusto per essere chiari. Quindi altro che imparzialità, fascisti Ale. Dice, ma qualcuno mi ha scritto, dice, ma ti dichiari antifascista adesso? No, lo ero sempre, però io sono un tipo tollerante, fino a che non si superano i limiti, va bene. Quando i limiti poi sono superati, i limiti di ipocrisia, di arroganza, di crudeltà, di mancanza di umanità, di quel sentirsi, poi tipo la Santanchè che si sente chissà che, poi non è niente, una che si rifà le labbra, cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi lasciamo perdere, che bacchetta le persone, ma chi deve bacchettare? Insomma, comunque questo è il fascismo attuale, che va combattuto anche con il voto, e qui sarà, dice, ma tu sei un giornalista, devi essere imparziale. Allora vi ricordo, intanto
sono un giornalista non imparziale. Chi ve l'ha detto che il giornalista deve essere imparziale? Il giornalista deve essere imparziale quando racconta la notizia. Raccontata la notizia, focalizzata, ad esempio adesso vi dico, siamo sul mare dello stretto di Scilla e Cariddo, dello stretto di Messina, chiamatelo come volete, questa è la notizia. Poi io sul mare posso fare le mie riflessioni, ah guarda mi piace, l'acqua è fredda, cioè, queste sono le mie riflessioni, però la notizia è sempre data e che siamo su. Poi quello che ci metto intorno sono le mie opinioni e le mie opinioni sono queste, di essere un antifascista e quindi di essere contro assolutamente la Lega, già era una, e contro Fratelli d'Italia. Insomma un centrodestra che di centro non ha niente, sono tutti e due estremisti, cercano di arraffare voti, quei pochi voti di quei pochi votanti che vanno a votare per sostenere le proprie poltrone, sia Salvini che la Meloni. Ma questo deve finire e mi auguro che la gente capisca. Io nel mio piccolo impiegherò il mio tempo, visto che non ho molto tempo da perdere, perché poi superati i 50, superati i 60 anni, capisci che il tempo che hai a disposizione è sempre più prezioso, perché ti rimane sempre di meno, quindi devi cercare di dare il meglio di te stesso in qualunque cosa tu faccia. Allora, questo qualunque cosa tu faccia poi rimane, il bello è anche questo, quindi hai quella sensazione che alla fine fai qualcosa di utile che poi può rimanere anche alle generazioni successive. Magari chi mi ascolta fra 20 anni, 30 anni, quando non ci sarò più, dice guarda, quel fessacchiotto qualcosa di buono la diceva. Quindi diciamo che i social, comunque internet, ha di bello questo, che lascia comunque delle tracce ben precise e io non ho mai cancellato nulla, per cui rimane questo. Per cui cerchiamo di essere seri, di fare le persone innanzitutto e di non sprecare il nostro tempo, perché il nostro, anche il vostro tempo, non sprecatelo, perché comunque non vi sarà mai dato indietro, niente e nessuno vi darà indietro il tempo, quindi non state lì a fare lecchini, queste cose qui, tanto cioè alla fine sono solo prese in giro, intanto godetevi questo spettacolo. È bello parlare su questo spettacolo che è bellissimo, le parole sono belle perché mi vengono dal cuore, non è che mi scrivo i discorsi eccetera, per cui c'è questa. Grazie per i cuoricini Giovanni, intanto metti il mi piace sull'arciere perché ho visto che non c'è il tuo mi piace sulla mia pagina ufficiale e poi condividi il video, grazie. Perché tu so che posso chiedertelo, per cui Giovanni Viola, chiaramente mi riferisco a lui. Insomma, questo sarà, diciamo, questo è l'antipasto di quello che sarà poi il leitmotiv che accompagnerà tutta quella che sarà la campagna elettorale che seguirò alle politiche, non tanto a queste amministrative che ci saranno, che sono per l'amor di Dio importanti nei vari comuni, Palmi, Motta San Giovanni, giusto per citarne alcune, ma ci prepariamo a quelle che sono le elezioni politiche. Le elezioni politiche noi vogliamo viverle da protagonista, da protagonisti, quindi da protagonisti vi faremo le trasmissioni faccia a faccia, quindi inviteremo tutti i candidati o i presunti tali e cercheremo di trarre da loro concretezza più che parole, perché a noi non interessa fare la domanda poi aspettare la risposta, noi facciamo le domande e poi se la risposta non ci piace o vediamo che fa sulla la contestiamo anche, per cui chi si sottoparrà al microfono dell'arciere sa che comunque apre un dibattito, quindi non è un megafono stare davanti al microfono dell'arciere, ma è un confronto. Io da giornalista faccio da filtro per i cittadini, quindi il confronto è tra l'arciere che ha dietro tutti i cittadini e il politico che vuole rappresentarli, per cui non prendiamoci in giro e nessun giornalista dovrebbe fare passare magari messaggi che sono fasulli, ipocriti, insomma bisogna dirle le cose, non farsi incantare, l'incantatore di serpenti lasciamolo dove sono, in India, in Italia cerchiamo di evitarli, con tutto il rispetto per loro chiaramente. Insomma questa è la bella giornata di questo 1° giugno, poi giugno è il mese della mia nascita, il compleanno sarà, poi ve lo dirò, il giorno 18, ve lo dico già adesso, poi come ogni anno farò il mio monologo
che sarà sicuramente un monologo di emozione, quindi, mentre oggi è un monologo anche sia di emozione ma di concretezza, l'emozione di stare davanti a questo mare splendido, guardate, sentire lo scrosciare delle onde sulla spiaggia e anche qualche ragazza che prende il sole, i bambini che giocano, l'arena dello stretto e poi la città, una città che potenzialmente ha tanto, ce lo diciamo tutti, però è sfruttata pochissimo. C'è anche, ecco, quello è un ragazzo che fa, si allena anche sotto il sole, fa degli spettacoli anche gratuiti chiaramente, di adesso non mi ricordo come si chiama, quelle acrobazie che si fanno per strada, adesso non mi viene, vabbè, comunque se qualcuno viene scrivetelo, eccolo là, lo spiamo mentre si allena, è sempre qua all'altezza qui dei lidi, sono in due, adesso non mi ricordo i nomi, però qualche anno fa li avevo intervistati, la sua è una passione, guardate, eccolo lì che si allena, davvero bravo, poi avremo modo magari qualche giorno di vederlo all'opera, di ammirarlo con le sue performance da artista di strada, perché poi è una forma d'arte questa, quella di fare, adesso non mi viene il nome, comunque questi nomi in inglese poi a volte ti vengono, a volte poi nel momento migliore ti mancano. Bene, che dire, intanto vi lancio una bella frecciata qui da questo mare epico, il mare di Scilla e Cariddi, ribattezziamolo lo stretto, iniziamo a cambiare le cose, facciamolo vedere, non più lo stretto di Messina, con tutto il rispetto per Messina che sono i nostri divini pettai, ci mancherebbe, però Scilla e Cariddi e diventa anche qualcosa di più mondiale, insomma è l'epica, la mitologia, è qualcosa che fa sognare anche chi legge sulle carte, sulla cartina geografica, Scilla e Cariddi. Insomma, è diverso dire lo stretto di Messina, con tutto il rispetto per Messina, ci mancherebbe, non è una cosa, Cariddi e Messina, Scilla e la parte regina, è molto molto più bello, ribattezziamolo, cambiamo il nome, iniziamo a cambiare le cose, perché comunque, chiudo così, mi è venuto in mente adesso Einstein cos'è che diceva? Se tu fai le stesse cose tutti i giorni e pensi che le cose cambino, ti sbagli. Per cambiare le cose devi cambiare qualcosa nella tua giornata, altrimenti non cambiano. Quindi questo è il messaggio che vi lancio oggi, 1° giugno 2022, dallo stretto di Scilla e Cariddi. Aspettate che vi lancio la frecciata, eccola qua, la frecciata dell'arciere, e alla prossima. E mi raccomando, condividete.